Uffa! Oh, ma dove diamine è finito? Cosa cerchi? Ehi! Cosa cerchi? Ah, un orologio! Un orologio? Un orologio, hai presente quelle cose col quadrante, le lancette? Un orologio. Ma da taschino? Cosa? No, dico da taschino o da polso? Da polso, da polso. Per caso l'hai visto? Ci vieni spesso qua? Sì. Anche io. Bene. In realtà non ti ho mai visto qua. Neanch'io, si vede che ci veniamo in orari diversi. Vedi? Potrei sapere a che orario ti ho incontrato oggi, se solo ritrovassi quel maledetto orologio. Mi piace venire in questo posto, in questa casa abbandonata. Abbandonata mica tanto. Che? Abbandonata mica tanto, ci sono due divani, un televisore, è pulita, non mi sembra l'immagine di una casa vuota. Cosa? Chissà perché? Chissà perché cosa? Tenere una casa ben pulita, arredarla e poi abbandonarla. Chissà perché? Chissà perché le persone fanno quello che fanno. Una domanda un po' retorica. Che intendi dire? è una domanda un po' banale, sa, di frase fatta. Beh, hai mai dato una risposta a questa frase fatta? Beh, No. allora non giudicare le mie domande. Scusa. Comunque È carino qua. Si vede anche un bel paesaggio. è vero. Tu lo vedi, no? Abbastanza. Che c'è? Mi sento vuoto, come questa stanza. Non è vuota. Mi sento vuoto come questa stanza. Poi sono io quello che dice frasi banali, eh? E come mai ti senti vuoto? Perché non faccio quello che vorrei fare. Fallo. Non è così semplice. Se lo dici tu, e che vorresti fare? Vorrei creare. Wow, creare! Ma allora è il blocco del demiurgo? Intendo creare qualcosa di artistico. E che vorresti creare? Vorrei girare. Girare. Sì, tipo i film. Tipo i film. Sì, in realtà più che altro cortometraggi. E perché non giri? Non ho idea. Non hai voglia? Non ho i mezzi. Sei pigro? Non nemmeno gli attori. Ti pesa un E dai! Tu comunque non eri venuto a fare altro? Che dovevo fare? A cercare l'orologio. L'orologio, l'orologio. L'orologio, l'orologio. Cercare l'orologio. Ovviamente, mi hai distratto.
stai facendo? Niente. C'è dell'intonaco che si sta staccando dal muro. Continua così, lo stacchi del tutto. Ce l'hai messo tu? Cosa? Come cosa? Già, e ce n'è ancora dietro di te. Quindi ce l'hai messo tu? No. Com'è possibile? Sono sempre stato qua. Beh, io non sono stato di certo. Vedi, se io fossi come te avrei detto, ma com'è possibile? Qualcuno dovrà avercele portate, bla bla bla. Ma io, che sono diverso da te, ti credo. So che sei sempre stato lì e quindi non le hai portate tu. E va bene, allora chi è stato? Cosa? Cosa? Cosa è stato? Cosa è stato a portare le sedie? Il vento. Il vento. Il vento, il vento. La finestra è aperta, la stanza è ventilata. Le avrò portato il vento. Ma ti rendi conto che stai dicendo una cavolata? Le avrebbe portate il vento, le ha ben disposte qua e se n'è andato. Può darsi. Ma che logica è? Semplice deduzione. Sì, ma non è realistico. Scusami, Il vento è una cosa reale? Sì. Le sedie sono una cosa reale? Due cose. Cosa? No, dico, le sedie sono due cose, non una. Va bene, le sedie sono due cose reali? Sì. Ecco, e allora fai un semplice ragionamento. Quindi, essendo il vento e le sedie tre cose reali, il vento avrebbe portato le sedie? Può darsi. Allora scusa, visto che sono tutte cose reali, perché non sono state le sedie a portare il vento? Già. Bella domanda. Perché no? E poi ho altri problemi che mi impediscono di creare un cortometraggio. Del tipo? Del tipo che non ho mai tempo e nemmeno dei posti in cui creare dei piccoli set. Non ci credo. Una cosa? Che sei ancora chiuso in dei concetti del genere. Quali concetti? Quelli di spazio e tempo. Ma è vero, sul serio io non ho mai spazio né tempo. E invece sì, spazio e tempo sono invenzioni. Il tempo non esiste. Minuti, ore, giorni, settimane, mesi, anni. Sono tutte invenzioni. L'unica cosa certa è che il sole sorge e poi tramonta. Solo questo. E qualcuno avrebbe da ridire anche su questa cosa qua. Vabbè, certo, lo so che il tempo è una costruzione del relativo, però è necessario per noi uomini. Lo usiamo per scandire dei ritmi di vita che altrimenti sarebbero ingestibili. Per questo ti dico che quel tempo che tu dici che è costruito e bla bla bla, io non ce l'ho, lo devo utilizzare per altre cose. Ma scusami, hai appena detto che sai che il tempo è una costruzione, no? Certo. Ecco, costruisciti del tempo. Tu sei un uomo, l'uomo costruisce il tempo, costruisciti del tempo. Come se fosse possibile. E va bene, mettiamo anche il caso che riesco a ritagliarmi del tempo. Come facciamo con la questione dello spazio? Dove girerei i miei cortometraggi? Ti ho già detto anche di quello, è una costruzione anche lo spazio. Ma come fa ad essere una costruzione? Noi per esempio in questo momento siamo in una stanza, no? Possiamo vedere ciò che c'è all'interno, toccarlo e orientarci per avere cognizione di dove siamo. Che idiota, non potevi fare esempio peggiore. Perché? Lo spazio non è una costruzione, prendi questa stanza ad esempio, bla bla bla. Le stanze chi le costruisce? Rispondi, chi le costruisce? L'uomo. Come? L'uomo. Bravo!
L'uomo. E va bene, allora che mi dici della natura? Quella esiste ed è sempre lì. Vero, ma la natura è natura, non è spazio. Va bene, e allora tipo un paesaggio? Ecco di nuovo l'esempio sbagliato. Il paesaggio è una costruzione. Allora, lo spazio di per sé è neutro. Nel momento in cui noi osserviamo, creiamo un'interazione con un determinato spazio e nasce il paesaggio. Il paesaggio quindi nasce dallo sguardo. Non c'è paesaggio senza osservatore. Guarda che non me lo sono mica inventato io, eh? Lo dice l'antropologia. Sarà. Tu, per esempio, è da quando sono arrivato che sei lì dalla finestra. Eppure, quando ti ho chiesto del paesaggio, se lo vedessi bene, beh, dalla tua risposta mi sono accorto che non lo vedi. Ma come no? È lì. Non ho detto che non lo guardi. Ho detto che non lo vedi. E non lo vedi perché non osservi, non crei un'interazione. Scommetto che anche per questo che ti manca l'ispirazione. Non ho mai detto che mi manca l'ispirazione. Beh, suppongo che tra poco l'avresti tirato fuori come scusa. No, ti dico che non è così. Se non gliel'avessero rubato, avrebbe vinto ancora. Boh, non lo so sinceramente. Fidati, ha dominato quell'anno. Beh, quell'anno non è che avesse vinto molto, però come costanza di punti decisamente. Vero? Sì, incredibile, non era neanche più tanto giovane, eh? No, infatti un mostro. Veramente, un'icona. Comunque è vero. Cosa? Non ho mai l'ispirazione. Eccola la scusa. Non è una scusa. Non è una scusa? No. Se lo dici tu. In realtà... Ecco. E fammi parlare. Parla, parla. In realtà non è che io non abbia l'ispirazione. È che non so mai come mettere in scena quello che voglio rappresentare. Non sai come metterlo in scena? No, cioè qualche volta ho fatto qualcosina. Solo che non so... Non sai cosa? Che linguaggio usare. Usa la tua lingua. Sai benissimo cosa intendo dire. Sì, ma tu comunque dillo. Non so come parlare alla gente. Non ho mai idea di che linguaggio possa essere efficace. Comporre una sequenza di immagini che arrivi a tutti, che piaccia a tutti, che tutti capiscano. Beh, insomma, quindi quello che fai lo fai per gli altri. Invece no. Invece sì. Invece no! Vedi? Spesso ciò che metto all'interno del mio progetto sono riflessioni personali, analisi introspettive. E ho paura. Di cosa? Che gli altri non mi capiscono. So che sembra una cosa banale, ma... Sai perché ti sembra banale? No. Perché ti interessa solo del giudizio degli altri. Non pensi davvero al contenuto. Pensi solo alla forma. Piacerà? Non piacerà? Gli altri lo capiranno? Non lo capiranno? Sarà bello? E così... Ogni volta che stai per fare un progetto ti blocchi, perché hai paura che il tuo modo di rappresentare le cose, il tuo linguaggio, non venga capito. Hai mai letto Pirandello? Che? Pirandello. L'hai mai letto? Ah, sì, certo. Ok. In uno nessuno è 100.000. Cosa? Dicevo, in uno nessuno è 100.000. Ah, no, io ho letto Fumati e Pascal. In uno nessuno... Almeno la sai la trama? Sì, c'è il tipo che un giorno si rende conto di avere il naso storto e capisce che gli altri lo vedono brutto. Non è proprio così, ma va bene. Quello su cui in realtà volevo riflettere non è tanto il concetto di maschera, quanto un passo del libro che mi ha colpito e che parla della parola. Parola? Sì, la parola. Dopo che il protagonista si è reso conto che le persone non hanno una sola immagine e che questa immagine è diversa sia per sé che per gli altri e che quindi gli altri... Sì, senti, mi sto perdendo. Te la faccio bene. In poche parole, Pirandello si rende conto che la parola può essere pericolosa e fuorviante. Capisce che ciò che diciamo, le parole che pronunciamo, possono assumere diversi significati a seconda di chi le dice, ossia a seconda di quale dei 100.000 dentro di noi la dice, e anche a seconda di chi la riceve, ossia a seconda di quale dei 100.000 dentro l'altra persona la riceve. Non sei stato chiaro. In poche parole, è pressoché impossibile far trasparire le vere intenzioni di una parola.
Nel momento in cui io la pronuncio, o chi dei 100.000 per me la pronuncia, essa ha un determinato significato. Nel momento in cui tu, o chi dei 100.000 per te la riceve, non necessariamente la riceve con la stessa intenzione con la quale io l'ho pronunciata qualche secondo prima. È come se ci fosse un muro tra la parola detta e la parola ricevuta. E questo rende il dialogo unilaterale e personale. Quindi, se ho capito bene, in un dialogo tra me e un'altra persona, io ho libero accesso solo a ciò che dico io e a ciò che interpreto di quello che mi dicono gli altri? A grandi linee sì, perlomeno. Questo è il modo in cui io lo interpreto. Ok, molto bello, ma qual è il punto? Il punto è che non ti deve interessare il giudizio altrui. Primo, perché non puoi adottare un linguaggio universale che vada bene per tutti. Il linguaggio che userai sarà sempre solo accessibile a te. Secondo, perché chi ti fa la critica non necessariamente la fa a te, ma la fa uno dei 100.000 dentro di te o a nessuno dentro di te. Cavolo, non so perché, ma in qualche modo mi ha rassicurato. E quindi tu te ne freghi del giudizio altrui? Assolutamente no. Ma come no? Tutte queste belle riflessioni, poi? E poi è bello avere la nozioncina in testa, sapere la lezione a memoria, ma ciò che conta è la pratica. E su questo purtroppo penso di non essere un bravo insegnante. Forse però una cosa l'ho capita, ossia di non stare a giudicare troppo me stesso quando mi dà fastidio il giudizio altrui. Tanto quelli che parlano sono gli altri 100.000 in me. Quando ci riesco provo ad essere l'uno, o ancora meglio, il nessuno. Senti le voci nella testa. Sei sempre molto profondo. Ma il mio orologio? Cavolo, è vero? Vuoi una mano a cercarlo? Come preferisci. Lo vedi ora? Stai riflettendo? Sì. Succede sempre così, vero? Cosa? Quando parliamo, poi rifletti e dopo soffri. Stai soffrendo? Sì. Rispondi. Sì, e allora usa. Prendi questa sofferenza, accoglila e usala. Non posso. Perché? Perché sono un codardo. Ora ti dirò una cosa. Una volta che vedi certe cose, che le capisci, non puoi più dimenticarle. Puoi far finta di niente, puoi girarti dall'altra parte, ma quelle rimangono. E quelle cose sono anche sofferenza. Ma questa non è codardia. Sai perché? Perché? Perché è il momento in cui soffri. È il momento in cui stai guardando, quando non ti giri dall'altra parte. Soffri perché osservi, crei l'interazione e vedi finalmente il paesaggio. E com'è questo paesaggio? Questo solo tu lo puoi sapere. E se non lo capisco? Lo capirai. Sì, ma se non ci riesco, allora non giudicare. Non giudico. E allora lo capirai. Non lo so. Non devi sapere. Devi vedere. Fa male? Sì. Bene, allora. Non può essere bene. Sì, invece, perché la stai usando. Cosa? La sofferenza. La stai usando, giusto? Sì. E ti sta aiutando, non è vero? Anche adesso, mentre stai scrivendo. Non ti senti già meglio? Sì. Meno male. Come ogni volta, ti ho distratto da quello che stavi facendo. No, non è vero. Come no? Prima mi hai detto che ti stavo distraendo. Mentivo. La realtà è che anche io avevo bisogno di parlare. Ah sì? Sì. Mi piace venire qua. È tipo la mia fortezza bastiana. Qui vivo la mia fuga dal tempo. Mi allontano da tutto e tutti e posso parlare. Quando ritorno là in mezzo però tutto è diverso. È cresciuto. Mentre io rimango lo stesso. Ma va bene così. Vuol dire che almeno io non mi sto perdendo. La fortezza Bastiani, la fuga dal tempo. Ti piace particolarmente il deserto dei Tartari, eh?
Vabbè, è arrivato il momento che io vada via. Di nuovo. Quindi... Quella dell'orologio è solo una scusa? Può darsi. Anzi, ora ne sono sicuro. E perché? Perché è sempre stato nella mia tasca. Strano che non me ne sia accorto prima. Boh, magari prima non c'era. Ce l'avrà messo al vento. Ah, ancora una cosa. Fa sempre così. Dice la sua. E poi sparisce. Chissà. Forse però ha ragione. Wow. Non me ne ero mai accorto.